Milano rappresenta un piccolo miracolo in Europa, no? Perché Milano è il primo giardino dei giusti, dove si ricordano i resistenti morali di tutti i genocidi, di tutti i totalitarismi, no? Quindi c'è questa dimensione universale che non esiste in nessun altro luogo, in un altro luogo del mondo. E sembra facile, no? Mettere insieme memorie diverse, invece è molto complicato. Perché, come dire, mettere assieme la memoria della Shoah con la memoria del genocidio in Ruanda, con la memoria del totalitarismo in Russia, con la memoria della pulizia etnica, con la memoria della Cecenia, non è semplice, perché purtroppo esiste concorrenza di memoria e c'è sempre l'idea che un dolore sia superiore agli altri, no? Noi invece siamo partiti da questo principio che i giusti debbano essere ricordati come uomini degni, come l'elite dell'umanità, cioè uomini che noi ricordiamo per il senso di responsabilità che si sono assunti verso il prossimo in situazioni estreme. Con il lavoro che facciamo, diciamo, da anni con un'associazione che è nata un po' sul nostro progetto a Sarajevo, Gary Wall Sarajevo, un'associazione che è nata per merito di Pietro Kuciukian in Armenia, che ricorda i giusti armeni, un lavoro fatto in Russia, no? con associazioni come Memorial, Nomi Restituiti. Noi abbiamo cercato di, abbiamo chiesto a loro di indicarci delle figure che ritenevano importanti da ricordare. E noi abbiamo poi proposto queste figure a una discussione al nostro interno e poi c'è stato un comitato di garanti, di intellettuali milanesi e diciamo anche di membri della politica, del Consiglio Comunale, che hanno poi ratificato questa scelta, perché il progetto è quello sempre di proporre e di fare in modo che le scelte ovviamente siano scelte condivise. Il caso di Anna Politkovskaja, come il caso di Randin, in fondo sono stati questi due giornalisti che sono stati assassinati per le loro battaglie, no? Succedeva a Istanbul che Randin cercava di far conoscere sui giornali genocidio armeno e la cosa era proibita. Ed era un grande giornalista, noto a livello internazionale, qualsiasi corrispondente estero che andava a Istanbul parlava con Randin. E la stessa cosa Anna Politkovskaja, no? Che è stato punto di riferimento per tante persone che seguivano il conflitto in Cecenia. E queste due figure, come dire, sono diventate popolari, in particolare attorno alla Politosca si è creato un movimento in Italia, un movimento che è partito prima dall'associazione Memorial, poi c'è stata questa associazione Anna Viva, no? Cioè l'Anna Politkovskaja è un po' diventata una di noi, no? e questo movimento che si è creato così ci hanno chiesto a noi così di condividere questa battaglia, abbiamo pensato che Politkovskaja meritasse e fra l'altro appunto io credo che sia poi molto importante che fosse questo da sottolineare che oggi c'è sua figlia che è venuta come è venuta la moglie di Randin, no? Come è venuta la famiglia Condor, come è venuta la figlia di questo giusto arabo, perché quello che è successo è che non abbiamo solamente la memoria di queste straordinarie persone, ma abbiamo anche chi oggi sta portando avanti questa battaglia, cioè nel senso che la Vera in Russia rischia a fare questa battaglia, la famiglia Condor rischia a fare questa battaglia dopo la Bosnia, no? E la stessa cosa la famiglia, la moglie Raquel Dink, no? Che rischia, quindi essere venuti qua in fondo una continuazione delle battaglie dei loro parenti e dei loro cari.